Penso che sia importante anche dare risorse a questa città della scienza, sia a quelle che stanno aspettando. Qui ci sono lavoratori che da un anno non ricevono lo stipendio, sia quelle risorse che invece saranno utili e indispensabili per ricostruire il padiglione che è stato incendiato. Quindi mi auguro che questo possa essere veramente previsto, perché la città della scienza è un polo di civiltà. Ecco, è un luogo dove appunto si viene a imparare quello che altrimenti non si imparerebbe. È un luogo che mette lo sviluppo al centro della crescita, e mi sembra che questo sia qualcosa di importante non solo per i nostri ragazzi, ma per tutti noi.